Regà, davvero, davvero, davvero clamorosa la situazione attuale del Milan. Un Milan che io credevo arrivasse senza troppe problematiche in zona Champions e che invece in questo momento storico, ad oggi, per una situazione paradossale, sarebbe fuori dalla UEFA Champions League. Vi dirò la verità, a me non frega niente, nel senso, io sono tifoso romanista, quindi chi ci va, insomma, alla fine a questo punto a me non cambia nulla, io punto semplicemente a guardarmi l'Europa. Perché le altre mi sono troppo distanti, anzi io rischio veramente di farmi sorpassare dal Sassuolo. Però un po', umanamente parlando, mi dispiacerebbe per un Milan che secondo me per la grande stagione fatta, la UEFA Champions League, la merita con tutte le scarpe. Poi, se non ci arriva, vuol dire che non avrà fatto abbastanza, vuol dire che non avrà racimolato abbastanza punti, vuol dire che qualcosina avrà sbagliato durante il percorso. Però secondo me, per quanto fatto vedere durante tutto l'anno, loro la Champions la meritano. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, qualora non l'aveste già fatto, mi raccomando iscrivetevi, cliccate iscriviti qua sotto e lasciate tantissimi mi piace. Allora, sostanzialmente qual è il discorso? Il discorso sostanzialmente, ragazzi, è che oggi la partita è stata particolare, grandi meriti alla Lazio che fa un'ottima gara, che taglia le gambe al Milan, perché indubbiamente oggi la Lazio taglia le gambe al Milan, probabilmente l'aveva preparata in un certo modo Pioli, ma si è trovato tutto in caos quando dopo 30 secondi Calhanoglu cerca di far gol, non lo fa, gol mangiato, gol subito, dall'altra parte Correa punisce. Era un Milan che mi rincuriosiva perché finalmente sta ritrovando calciatori cardine, perché sta trovando calciatori come magari sono appunto i Bennacer, come magari sono i Theo Hernandez, come magari sono i calciatori di questo tipo, ma oggi è una Lazio che sostanzialmente, almeno dal punto di vista del risultato, ha annichilito il Milan. Quindi ho detto Bennacer, ho detto Theo Hernandez, ma aspettavo un Milan forse un po' più concreto, forse un po' più qualitativamente pronto, ma il gol dopo 2 minuti taglia le gambe al Milan. Inoltre era una Lazio che sulla carta secondo me si presentava anche abbastanza in difficoltà, perché Luis Alberto, perché Lucas Leiva facevano fatica a starci. Da quello che ho capito avevano dei problemi, avrebbero preferito appunto fare panchina, ma giocando contro il Milan necessariamente dovevi giocare. Hanno giocato, la partita è stata divertente fin dal primo minuto perché a me personalmente mi ha divertito e oggi era la grande giornata di Correa. Correa immobile, Correa ne fa due, immobile fa il gol, ma il primo gol di Correa nasce da un dai e vai con Immobile splendido. Poi devo dire che a fine primo tempo il Milan è stato anche salvato in realtà dal VAR, un VAR che poi ovviamente ha dato problemi dopo perché secondo molti tifosi del Milan il secondo gol della Lazio di Correa andava annullato, poi non si è capito, come hanno detto in cabina di commento, ne riparleremo, come hanno detto in cabina di commento, cercheremo di capirlo successivamente se il gol doveva essere annullato o meno, comunque non penso che un tifoso del Milan possa maledire il VAR, ma per il semplice fatto che, ragazzi miei, sul gol, sull'1-0 arriva un 2-0 di Lazzari su un errore di Donnarumma e lì probabilmente, anzi senza probabilmente, il VAR salva il Milan perché lì il fuorigioco è millimetrico, lì il fuorigioco non esiste ma c'è e quindi è giusto che venga annullato, però lì ovviamente il Milan è salvato. Il gol del KO lo fa Ciro Immobile ed è una bella botta da fuori, è un gol importante, ma in generale io credo, ne parlavo ieri, nonostante io penso che alla fine il Milan ci andrà in Champions, io mi espongo e dico che alla fine secondo me il Milan lo trova il piazzamento Champions, ma anche per una questione di meriti, per una questione di attitudine. Il Milan ha fatto una grande stagione secondo me e ovviamente se non dovesse andare in Champions io prevedo una bufera a fine anno, ma credo che sia normale perché comunque quella, ragazzi, è una cosa dovuta, cioè il Milan si fa 23 giornate da primo in classifica, se poi arriva fuori dalla Champions, vuoi anche per sfortuna, vuoi anche perché la rosa non ci è arrivata, beh, ovviamente questo secondo me è. Tra l'altro ne parlavo ieri nella Roma, no? Dicevo, ragazzi, cerchiamo di capire anche i limiti delle squadre, cerchiamo di capire anche dove si può arrivare. Per me non c'è nessun problema che la Roma sia crollata in campionato, non c'è nessuna sorpresa, perché la Roma ha giocato 14 partite in più del campionato, perché ha giocato 19-19 e ne giocherà 14 con le due di Manchester, andata e ritorno, cioè Manchester e a Roma, però contro lo United. Quindi ho detto non ci arriviamo con il fiato. Il Milan è una squadra che, nonostante secondo me abbia la rosa un pochino più lunga, perché secondo me il Milan c'ha la rosa un po' più lunga del Milan, c'ha dei panchinari che insomma possono tranquillamente giocare senza far troppo rimpiangere i titolari, basta pensare che Romagnoli è diventato un panchinaro, basta pensare che a centrocampo il Milan in panchina comunque ha Tonali, basta pensare appunto che il Milan comunque ha fatto vedere calciatori interessanti anche nel ballottaggio, i vari Castiego, i vari Selemaker, i vari Leao, Rebic, eccetera. Va detto però che il Milan ce li ha rotti da inizio anno.
Cioè, quindi questa è una cosa che va valutata. Il Milan, lo dicevo, stava overperformando, stava ottenendo più di quanto secondo me quella squadra potesse ottenere. Quindi, di base, io credo che il Milan, fino a questo momento, abbia fatto una grandiosa stagione. Non ci è arrivato, lo dico da un mesetto buono. Il Milan stava facendo, corcendente il carretto, stava arrivando in zona Champions, così, quando con la macchina te si sta a fermare, che vedi il benzinaio da lontano, e piano piano dici ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Poi bisogna vedere se ci arrivi. Oggi, la partita di oggi dice che non ci arrivi, perché ad oggi il Milan potrebbe anche vincerle tutte. Allora no, in realtà se le vince tutte ci va in Champions, se non sbaglio, perché il Milan c'ha comunque lo scontro con l'Atalanta, quindi se il Milan le vince tutte comunque in Champions ci va. E tra l'altro, se posso permettermi, ho sentito molti che hanno detto ma il Milan c'ha il calendario difficile perché deve affrontare la Juventus a Torino, perché deve affrontare l'Atalanta, se non sbaglio, all'ultima giornata, perché Atalanta-Milan è l'ultima. È vero che sono due trasferte, perché Atalanta e Juventus sono due trasferte, ma io fossi il Milan mi riterrei fortunato a dover affrontare queste due trasferte, perché tu lì avrai la possibilità di andare in Champions. Poi, se otterrai 2 KO contro Atalanta e Juventus, mi dispiace dirlo, ma non ti meriterai di andare in Champions. Anche se poi, ripeto, hai avuto tanti infortuni, secondo me il Milan non ha una rosa che appunto può essere stata 20, 22 giornate in testa alla classifica, eppure l'ha fatto, quindi per me questa è stato un mezzo miracolo. Ovviamente poi il miracolo non è durato, la bolla è esplosa e il Milan ha risentito del fatto che appunto ha giocato tutte quelle gare, perché poi ha giocato anche il Milan, anzi il Milan forse ha giocato di più della Roma, non lo so in realtà, perché ne ha fatte 6, sì, perché ne ha fatte 6 ai gironi, 2 ai sedicesimi, 2 agli ottavi e già sono 10. In più il Milan, se non sbaglio, aveva fatto già altri 4 turni, cioè 2 turni preliminari andata e ritorno, se non vado errato. Quindi il Milan sta giocando da una vita, tra cui quella famosissima partita contro, che era lo Stella Rossa, che hanno fatto 42 tiri. Quindi nel senso, ovviamente il Milan pure è stanco, il Milan non ci è arrivato, il Milan ha iniziato prima la preparazione e questo ovviamente gli ha permesso di partire a bomba, perché il Milan del girone d'andata è partito a bomba. Inoltre, ve lo dico sempre, solitamente, poi il Napoli è stato un caso a parte perché Napoli, ragazzi miei, quest'anno ha avuto mannavariate problemi tra Gattuso che aveva litigato con la società, tra il fatto appunto che gli si erano rotti tutti. Però le squadre che fanno l'Europa League nella prima parte di campionato fanno benissimo. Guarda la Roma, guarda il Milan, perché in Europa League mettono i panchinari sostanzialmente i titolari giocano una volta ogni 7 giorni. Quando però poi si passa il turno, l'Europa League è più sfiancante. Quindi tu vai a mettere i titolari perché comunque le squadre che affronti iniziano ad essere. Non era lo Stella Rossa comunque ai preliminari del Milan, perché il Milan l'affronta dai sedicesimi lo Stella Rossa. Non ricordo chi fosse. Comunque non era lo Stella Rossa. Milan. Boh, vabbè. Come era una squadra di merda comunque. Mi ricordo vividamente che era una squadra di merda. Fatto sta che comunque tu inizi a giocare con i titolari, giochi ogni 3 giorni, l'Europa League ti sfianca e quindi ovviamente cali. Il discorso è che in Europa League c'è più possibilità di andare avanti rispetto che la Champions, quindi magari la Champions fa 2 partite ed esci, guarda la Juve, guarda la Lazio, guarda l'Atalanta. L'Inter è uscita prima, in Europa League vai avanti, però le trasferte ti sfiancano. Detto questo, non so se il Milan andrà in Champions, io glielo auguro. Fatto sta che il Milan deve puntellare abbastanza, il fatto di non avere mai Ibra con tutte le problematiche di Ibra, tu stai dando 7 milioni a uno che è fortissimo, che ti cambia la testa, ma che non c'è mai. Il Milan deve prendere un vice Ibra solido, un vice Ibra che ti dia le certezze, non dico di Ibra, ma più o meno quelle. Comunque fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi mi raccomando al canale, qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, mi dà lasciato tantissimi mi piace, buon shalala e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video!